Ci troviamo nell'azienda sperimentale dell'Università di Bologna, in località Cadriano, e siamo qui con Marina Collina, responsabile del gruppo di fitoiatria del Distal dell'Università di Bologna. Oggi parliamo di diserbo. L'Università di Bologna da anni è punto di riferimento nazionale per quanto riguarda il diserbo delle colture. Marina, come mai il diserbo resta per l'Università di Bologna ancora strategico? Allora, certamente in primo luogo per le necessità pratiche. Fondamentalmente noi riceviamo in maniera frequentissima, quindi sicuramente annualmente, proprio richieste per la valutazione dell'efficacia piuttosto che della selettività, eccetera, di molteplici principi attivi diserbanti. Quindi quello per cui abbiamo voluto continuare l'attività encomiabile di Gabriele Rapparini è stato proprio questo, perché anche dopo il suo ritiro in realtà questa necessità a livello pratico è continuata ad esistere, per cui abbiamo tra virgolette approfittato della presenza dei suoi più stretti collaboratori che hanno voluto invece che si sono voluti trattenere con noi nel gruppo e attraverso loro negli anni abbiamo proseguito questa necessaria attività. Questo l'abbiamo potuto fare comunque anche grazie a una collaborazione con i nostri colleghi malerbologi del settore agronomico, ai quali effettivamente compete questo aspetto della difesa. Questo accordo lo abbiamo raggiunto, siamo reciprocamente soddisfatti, perché poi anche i nostri collaboratori vengono anche chiamati dai colleghi malerbologi anche per fare della didattica, per esempio, no? Per agli studenti, quindi abbiamo trovato comunque una quadra, con soddisfazione reciproca. Uno dei punti di forza è sempre stata la giornata del diserbo che si teneva a giugno ogni anno. Quest'anno l'emergenza coronavirus purtroppo ha limitato gli spostamenti, impone il distanziamento sociale, quindi tutte queste attività sono praticamente state limitate. Oggi ci troviamo qui per cercare di dare un contributo alla formazione in formazione in un modo alternativo. Ci puoi un po' descrivere questa iniziativa? Sì, appunto, come giustamente dicevi tu Gian Antonio, abbiamo voluto anche in questa situazione emergenziale, chiaramente improvvisa per tutti, abbiamo comunque desiderato poter mantenere una continuità nell'evento, appunto perché eravamo abituati non solo quando c'era Rapparini, ma anche appunto negli anni successivi a organizzare una giornata dedicata al diserbo che riuniva in quella giornata più di 100 persone fondamentalmente che venivano a visitare le nostre prove, accompagnati chiaramente dai nostri collaboratori e in primis negli ultimi tempi specialmente da Mirko Fabri. Quindi abbiamo pensato a questo punto, visto che chiaramente l'esigenza di vedere le prove esisteva evidentemente anche quest'anno, abbiamo ragionato fondamentalmente di come potevamo dare appunto continuità all'iniziativa. Quindi abbiamo inizialmente pensato delle nostre riprese video, eccetera, poi alla fine obiettivamente ci siamo rivolti per fare un discorso sicuramente più professionale all'informatore agrario, con il quale abbiamo appunto una collaborazione veramente poliennale decisamente, e quindi non abbiamo avuto dubbi in questo senso per poterla portare avanti. Vedremo principalmente prove dedicate al frumento e al mais, andando ad analizzare le strategie che vengono proposte da diverse società che sono impegnate appunto nell'attività di sperimentazione presso questa azienda sperimentale.